Un matto, un matto. Ho incontrato nella foresta un matto, un bel matto, un matto variegato. Ah, mondo miserabile. Vi giuro che quanto è vero che io vivo mangiando, ho visto un matto, era sdraiato al sole e imprecava contro la fortuna in buoni termini. In parole acconce, malgrado fosse un matto variegato. Buongiorno, matto, dico. E lui, signore, non mi chiamate matto finché il cielo non mi abbia fatto avere la mia fortuna. E lì per lì tira fuori dalla tasca un orologio e gettatevi sopra alcune pigre quasi spente occhiate e dice, con ragguardevole saggezza, ora sono le 10. Ecco, così noi possiamo osservare come procede questo nostro mondo. Erano le 9 appena poco fa e saranno le 11 fra un'ora e così d'ora in ora noi mortali veniamo maturando. Maturando! E d'ora in ora poi ci corrompiamo, infradiciamo e la storia s'allunga. A sentire quel matto variopinto sentenziare così sul nostro tempo, i miei polmoni, come canta chiaro, hanno cominciato a far chicchirichì al pensiero che i matti sono capaci di siffatte profonde riflessioni. Sono sbottato a ridere, ma a ridere senza smettere mai per tutta un'ora misurata sopra quel suo orologio. Oh, degno matto, nobile buffone! La variopinta divisa del matto è veramente l'unica divisa che gli uomini dovrebbero indossare. Costui è un degno matto, uno che ha fatto anche il cortigiano al tempo suo e dice che le dame sono belle e giovani, lo sanno di esserlo, e che nel suo cervello secco come una manza di galletta, dopo un viaggio, si trovano stipati tanti curiosi angolini affollati da pensieri che gli fa saltare fuori un po' alla volta e in modo scombinato. Ah, vorrei essere pur io un matto. Portare indosso una livrea screziata è davvero la mia grande ambizione. È l'unico costume, francamente, che si conviene a uno come me. Sempre che voi riusciate a liberarvi dell'opinione radicata in voi e rigogliosa come una malerba, che io sia un uomo saggio. Vestito di quel variegato arnese mi gusterei la vera libertà, quella senza confini, come il vento, per mandare zaffate a chi mi piaccia. Perché è così che fanno tutti i matti, e coloro che più saranno feriti dagli strali della mia materia dovranno tanto più prenderla a ridere. E sapete perché dovranno farlo? È un perché piano, come la stradina che mena alla chiesuola di quel paese. Perché colui che il matto colpisce molto intelligentemente è costretto anche lui a fare il matto e pur sentendone tutto il bruciore finger di non aver sentito il colpo. E così questa sua matta saggezza è vivisezionata e messa a nudo dalle semplici occhiate maliziose che il matto volge intorno, a destra e a manca. Ah, datemi la mia livrea da matto! E datemi licenza di parlare e spiatellare tutto quel che penso, e vi assicuro che saprò ben io purgare il corpo marcio e purulento di questo nostro contagiato mondo, se la gente vorrà pazientemente ingurgitare la mia medicina. Perché chi condannasse, per esempio, in pubblico l'umana vanità, accuserebbe forse questo o quello? Forse che non si gonfia da se stessa la vanità, immensa come il mare, finché gli stessi mezzi onde si nutre non la restano a secco col riflusso. Io non indico a nome alcuna donna, se dico che la donna di città usa sfoggiare un lusso principesco sulle sue spalle d'esso affatto indegne. E qual donna può venirmi a dire che avrei inteso riferirmi a lei quando la sua vicina è come lei? E qual è l'uomo d'umile lignaggio che, ritenendo che io parli di lui, può venirmi a negare che sono io a fare le spese del suo bel vestiario, senza che io voglia con questo imputare alla sua vanità e ad essa sola il contenuto della mia censura? Ecco il punto. Ed allora, in che e in come l'avrebbe offeso, dico, il mio parlare? Se l'ho colpito giusto, allora è lui a far torto a se stesso. E la mia critica volerà via come un'oca selvatica e nessuno dirà che è a lui diretta. È vero, il mondo è tutto un palcoscenico, sul quale tutti noi, uomini e donne, siamo solo attori, con le nostre uscite e con le nostre entrate, ove ciascuno per il tempo che gli è stato assegnato recita molte parti, e gli atti sono le sue sette età. Prima
il neonato che vagisce e sbava in braccio alla nutrice, poi il piagnucoloso scolaretto, che con la sua cartella sotto braccio e con la faccia lustra e mattiniera si trascina alla scuola di malavoglia, a passo di lumaca. Poi viene il giovincello innamorato, sempre in sospiri come una fornace, che ha scritto una ballata malinconica in lode delle belle sopracciglia della sua bella. Poi viene il soldato, la bocca piena di strane bestemmie, la barba da sembrare un leopardo, sofisticato sul punto dell'onore, impulsivo, rissoso, attaccabrighe, sempre in ricerca di quella bolla d'aria che è la gloria, disposto ad acciuffarla, magari con la bocca di un cannone. Poi viene la quinta età, magistrato con la sua bella pancia rotondetta, ben farcita di carne di cappone, l'occhio severo, la barba aggiustata, come vuole la regola civile, sempre pieno di massime assennate e citazioni di luoghi comuni. La sesta età si porta lentamente verso l'allampanato pantalone. Pantofole alle piante, occhiali al naso, la borsa pesa al fianco. Le sue braghe, le stesse che portava ancora da giovane, seppur perfettamente conservate, divenute ormai fin troppo larghe per i suoi stinchi troppo rinsecchiti, il vocione virile d'una volta ridotto a un falsetto da bambino, un suono fesso, tutti fischi e sibili. Infine, l'ultimo atto, la vecchiaia che conclude questa curiosa storia così piena di strani accadimenti, l'età chiamata la seconda infanzia, l'età del puro oblio, senza più denti, senza più vista, gusto, senza tutto.